Allora, buongiorno, siamo con Pier Nicola Pedicini, deputato europeo e candidato in pectore, possiamo dire, del futuro partito. Sì, segretario del Movimento per l'Equità Territoriale. Stiamo dando una svolta nuova a un partito che in questo momento necessita. Il Sud non è adeguatamente rappresentato e soprattutto non è rappresentato rispetto alle sfide che ci stanno ponendo davanti al nostro orizzonte politico. Oggi con l'accelerazione sull'autonomia differenziata c'è ancora più bisogno di Sud, c'è ancora più bisogno di Sud organizzato. Quello che stiamo facendo è dare una possibilità al popolo del Meridione di avere un riferimento politico che si batta davvero per il popolo del Meridione. Questa è la nostra intenzione, di non lasciare tavoli scoperti dove loro, il popolo unico del Nord, il partito unico del Nord, possa prendere il vantaggio che fino ad ora è già consolidato. Dall'osservatorio europeo in cui lei è, com'è vista la vicenda italiana riguardo alla spesa dei fondi PNRR? Qual è il pulso della situazione? Come ci vedono gli europei? Non soltanto il PNRR, ma anche i fondi di coesione. Sì. Loro hanno soltanto una versione molto edulcorata, molto mitigata di quello che succede davvero qui in Italia, e pensano che quella è una inefficienza dell'intero paese. Non sanno che c'è una parte del paese che toglie le risorse ordinarie ai fondi europei ai quali contribuiscono anche loro, e quindi lo sforzo che sto facendo io insieme ad altri parlamentari che mi danno una mano, ma insomma sono capofila di questo, è proprio nel far capire agli europei che intanto c'è un paese che sottrae da una parte del paese, dal sud, e porta all'altra parte del paese. E questa è la sfida, e penso che da quella parte potremmo avere alleati. L'ultima domanda, gli auspici e gli impegni di questo congresso? Adesso ci diamo una riorganizzata, esiste già questo movimento, però inizieremo subito a febbraio con le regionali in Molise, ci stiamo già organizzando per le europee, stiamo già stringendo accordi con persone che hanno più o meno lo stesso orizzonte politico nostro, e ce la faremo, un po' alla volta ce la faremo. In bocca al lupo, grazie. Che viva il lupo.